Come forse già sapete, nell'ultima settimana si è aperta la 40esima Olimpiade degli Scacchi a Istanbul. L'Olimpiade degli Scacchi vede moltissime nazioni, molto più di 100 nazioni, affrontarsi in partite che coinvolgono 4 scacchiere contemporaneamente, cioè 4 giocatori di una nazione affrontano contemporaneamente 4 altri giocatori di un'altra nazione e ovviamente vince la squadra che ottiene più punti sommando i punti totali di queste 4 partite. La partita che esamineremo in questo video è quella disputata dalla squadra più forte sulla carta, ossia la nazionale russa, relativa alla prima delle 4 scacchiere, ossia la scacchiera più forte. In questa scacchiera è presente il fortissimo giocatore russo Alexander Grishuk, tuttavia non è il più forte giocatore della squadra, che sarebbe Kramnik, ma quest'ultimo si è astenuto da partecipare alla prima sfida. La squadra che sfida la Russia in questa prima sfida è la squadra della Repubblica Dominicana, una squadra di metà classifica e quindi notevolmente inferiore in quanto a livello scacchistico rispetto alla propria avversaria. Come al solito, per quanto riguarda questa prima partita, il via viene dato da un qualche rappresentante politico o culturale della nazione ospitante, in questo caso il ministro dello sport turco. Vediamo quindi se il campione russo è stato all'altezza del proprio sfidante Munoz Santana. La prima mossa fatta dal ministro dello sport turco per il giocatore domenicano è stata E4. Grishuk aveva i pezzi neri e ha risposto con G6. In qualche modo lascia una completa libertà al bianco di espandersi nel centro, D4, e mette l'alfiere in fianchetto, alfiere G7. A questo punto il bianco ha un completo controllo del centro, mentre il nero lo attaccherà dal fianchetto, quindi sulla diagonale. Cavallo C3, D6, e questa è una difesa Pirc. Tipicamente il nero vorrà contrattaccare al centro, spingendo uno di questi due pedoni successivamente. Cavallo F3, cavallo F6. Ancora il nero rafforza l'attacco su questo pedone che comunque è difeso dal cavallo in C3. Alfiere 3. Questa sembra una mossa, un pochino poco corretta, perché semplicemente si sta spostando l'alfiere in una casa dove non ha molta libertà di movimento e sembra in qualche modo limitata la difesa del pedone D4. In realtà vedremo alla mossa successiva a cosa serve questa mossa d'alfiere. A6, qui il nero è sempre molto restio a avanzare i propri pedoni ed entra quasi in una specie di difesa ippopotamo. Le difese ippopotamo sono delle difese in cui si spingono soltanto i pedoni di una casa in avanti e ci si limita a uno sviluppo molto blando dei propri pezzi. Difatti a questo punto nessun pezzo del nero supera la propria terza traversa. Questo porta a un notevole vantaggio del bianco, che quindi può essere tentato in qualche modo a sovraspingere i propri pedoni o a esporsi a qualche contrattacco. Regina di 2. Abbiamo visto quindi come mai l'alfiere è stato posto in E3, proprio per fare una batteria con la regina e andare in qualche modo a imperserire l'alfiere nero in G7, per quindi toglierlo dal fianchetto. B5, il nero comincia a spingere, a farsi avanti con i propri pedoni, non con un attacco dal centro ma con un attacco dalla fascia. Alfiere H6, quindi il bianco cerca di togliere l'alfiere campo scuro dal fianchetto. Qui semplicemente Grishuk se ne disinteressa e arrocca. A questo punto ci potrebbe essere lo scambio d'alfiere, ma non avviene immediatamente. Prima il bianco finisce di svilupparsi con questo alfiere in D3. Cavallo C6, sempre sviluppando. E qui una mossa che può essere in parte dubbiosa. Cavallo D5. Qui infatti il nero stava minacciando di portare il proprio alfiere in G4. Difatti una volta posto in G4... questa alfiere avrebbe minacciato la cattura del cavallo e poi il pedone D4 poteva in qualche modo cadere. Per cui una mossa probabilmente migliore sarebbe stata ad esempio H3, in modo da limitare le mosse del proprio avversario. Viceversa,
Si è giocata questa cavallo di 5 e ha portato un leggero squilibrio nel file del bianco. Infatti, dopo alfiere G4, qui il bianco cambia l'alfiere in fianchetto che viene catturato col re. E dopo regina C3, il nero in qualche modo è libero di cambiare la struttura centrale dei pedoni a proprio piacimento. Infatti, abbiamo cavallo per D5 che viene catturato col pedone. Alfiere per F3 che viene catturato con il pedone, anche perché altrimenti questo pedone sarebbe stato catturato alla mossa successiva, e qui il nero però è costretto a ritirare il proprio cavallo. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo una struttura pedonale del bianco completamente distrutta, con due isole pedonali, di cui una completamente isolata. Però d'altra parte il nero non è che stia così poi tanto bene, perché ha tutti i pezzi ancora fermi nella prima traversa. Quindi qui un buon piano del bianco potrebbe essere quello di attaccare il re avversario attraverso queste colonne, quindi portando magari un'altra torre in G1, mentre il piano del nero è quello di riuscire a riportare i propri pezzi in attacco, magari approfittando di queste debolezze dei peloni doppiati, cercando in qualche modo di catturarne qualcuno. Infatti qui il bianco muove a 4 con l'idea quindi di aprirsi anche la colonna H per sviluppare un attacco molto potente sul re avversario. Cavallo D7, quindi ricentralizzando il cavallo verso l'attacco. H5. Ecco qui che il pedone del bianco è quasi giunto a distruggere le file del proprio avversario. A questo punto Grischuk gioca cavallo B6, riportandosi quindi con il cavallo quasi in attacco. Sta minacciando infatti il pedone D5, che è indifeso in questo momento, e contemporaneamente questa cattura minaccerebbe la regina in C3. A questo punto il bianco si toglie da questa minaccia e contemporaneamente sta puntando verso la casa H6, che una volta si è tolto il pedone della colonna H di mezzo potrebbe essere veramente una casa molto pericolosa dove la propria regina potrebbe arrivare. Per questo motivo il nero preferisce mettere una torre di sicurezza sulla colonna H. Nel caso venisse aperta, non ci sarebbe pericolo, o ci sarebbe un pericolo minore per il proprio re. Qui in realtà avrebbe potuto tranquillamente catturare il pedone, perché anche se il pedone catturasse in G6, dopo la successiva ricattura, uno scacco in H6 potrebbe essere ovviamente controbilanciato da muovendo il re in F6. A questo punto l'unico modo per continuare l'attacco sarebbe stato regina H4, ma il re sarebbe tornato in G7, al massimo il bianco avrebbe potuto ottenere la parità. Magari proprio per questo Grischuk ha pensato meglio di fare una mossa più difensiva in modo da evitare che il proprio avversario potesse riuscire a ottenere una patta così facilmente. Bene, quindi l'ultima mossa è stata torre H8, e qui c'è l'arrocco lungo del bianco. In questo modo sta preparando anche l'altra torre per poterla mettere in una posizione più attiva. Cavallo per D5, finalmente Grischuk prende il pedone, quindi in questo punto il nero ha un pedone di vantaggio. Comunque la situazione d'attacco del bianco è sempre molto forte. Qui il bianco inchioda il cavallo sulla torre con questo alfiere E4. Avrebbe comunque già potuto portare la torre sulla colonna G in modo da aumentare l'attacco. C6, nero difende. Torre H3. Questa è una mossa che probabilmente è la prima veramente sbagliata da parte del giocatore domenicano, in quanto sì, sta pensando di porre un'altra torre sulla colonna H in modo da aumentare l'attacco su questa colonna, ma vedremo che Grischuk ha una notevole risorsa per fermare tutti questi tipi d'attacco. E6, il nero rinforza la difesa del proprio cavallo, in più apre una strada per far uscire la propria regina allo scoperto. Qui il bianco decide che è il momento di cambiare il cavallo. Viene ricatturato l'alfiere e regina F4, una mossa molto interessante perché ovviamente la regina sta
avvicinandosi al re avversario e quindi sta aumentando le proprie possibilità di attacco nei suoi confronti. Questa mossa, tra l'altro, impedisce completamente al nero di portare la propria donna in F6. Infatti, se così facesse, seguirebbe scacco di pedone, il re si dovrebbe muovere e in qualche modo il bianco guadagna una regina. Ok, quindi qui Grishuk risponde con regina E7, praticamente mette in comunicazione le proprie torri e in più mantiene il controllo ovviamente sul pedone D6. Regina H2, quindi ovviamente l'idea del bianco è quella di aumentare tantissimo l'attacco sulla colonna H, ma vediamo che con questa semplice mossa G5 qui il nero ha bloccato qualsiasi tipo di pensa perché a questo punto il pedone non può più essere scambiato, quindi non si può più aprire la colonna H e questo pedone in H5 in qualche modo sta bloccando gli attacchi del bianco. Qui infatti il bianco spinge in H6 con scacco e il re si allontana in F8. Finalmente il re si è mosso da questa pericolosa diagonale, quindi raggiungendo una posizione che è decisamente più sicura. Re B1. Anche qui il bianco allontana il proprio re da questa colonna semiaperta, da dove probabilmente arriveranno i prossimi attacchi del bianco. Torre G8. Ottima mossa per sostenere l'avanzata del pedone. F4. Qui il bianco cerca in qualche modo di cambiare questo pedone, ovviamente lo cambia per uno dei propri pedoni doppi e se il nero accettasse sarebbe un notevole vantaggio per il bianco. Viceversa, Grishuk ovviamente non accetta questo cambio, ma spinge il pedone in G4, tra l'altro attaccando anche la torre avversaria. Torre G3, questa è una mossa che non funziona tanto perché ovviamente il pedone è difeso, quindi questa torre magari sarebbe stato meglio se riposizionata in C3 in modo da, diciamo, rigirare l'attacco su un altro fronte. Donna F6. Difatti, il nero viceversa, invece che perdere tempo con queste mosse semi-inutili, pone la propria regina in F6. Era praticamente l'obiettivo sin da quando è stato spinto il pedone E. Difatti, in questa posizione la regina attacca ben tre pedoni avversari. Questo, tra l'altro, al momento non è difeso, per cui il giocatore domenicano sposta la torre in C3, quindi attaccando su quest'altra direzione e quindi liberando la difesa della propria donna sul pedone F4. Torre G6, nero, visto che il bianco ha spostato le forze sull'ala di donna, comincia ad attaccare l'ala di re con questa torre regina che sommano i propri attacchi sul pedone H. In qualche modo questo pedone verrà preso perché se il bianco tenta di difenderlo con torre H1, poi il pedone D4 a questo punto sarebbe sprotetto e quindi verrebbe catturato. Quindi cosa fa? Donna G3. Quindi con questa mossa se il nero cattura il pedone H, il bianco catturerebbe il pedone G4. Qui Grishuk quindi ridifende il pedone con regina F5 ma comunque mantiene l'attacco sul pedone H6. Quindi l'attacco viene rinnovato e vediamo cosa fa il bianco. Il bianco fa torre C6, a questo punto viene minacciato il pedone D6, quindi se il nero prende in H6, successivamente il bianco potrà prendere in D6. Infatti il nero prende il pedone e qui il bianco furbamente, prima di catturare il pedone, muove la regina in un punto più sicuro. Un punto dal quale può attaccare con scacco il pedone D6 e tra l'altro evita una mossa abbastanza imbarazzante successiva come potrebbe essere torre in H3 che forzerebbe la regina quindi a muoversi da questa traversa e quindi a perdere diciamo parte del proprio attacco. Ok, quindi la regina è stata mossa in A3, quindi nero cattura il primo pedone. Regina per F4, torre per D6 e il nero qui a questo punto è in qualche modo forzato a spostare il proprio re
da questa pericolosa diagonale, perché la mossa successiva potrebbe risultare ad esempio questa con uno scacco di scoperta, e in qualche modo il nero perderebbe poi la torre in H6. Quindi Ryushuk sposta il re in G7, una posizione tra l'altro abbastanza sicura a questo punto. Torre per A6, ed ecco qui una mossa abbastanza grave. Difatti il bianco non si rende conto del pericolo che sta correndo. Qui il bianco ha un notevole problema di difesa del proprio re, perché il re è bloccato dai pedoni. Quindi se questa torre si muove dalla prima traversa, il bianco praticamente subisce matto, perché può giungere con la torre in H1, il nero è da matto del cosiddetto matto del corridoio. Andiamo a capire meglio cos'è questa debolezza della prima traversa, detta anche dagli inglesi back-rank checkmate, con una posizione esempio. Ad esempio, in questo caso abbiamo che il bianco è in notevole vantaggio di materiale perché ha una regina contro la torre del proprio avversario. Tuttavia, se la mossa sta in nero, qui il nero ha immediatamente matto in una mossa sola. Questo perché? Perché il proprio re del bianco è forzato a rimanere sulla prima traversa, non ha altre vie di fuga, perché i propri pedoni costruiscono una specie di barriera. Sono più che altro, ora, invece di essere una protezione per il proprio re, sono un impiccio. Non lo fanno uscire dalla prima traversa. E quindi uno scacco dato da un pezzo come torre o regina portato sulla prima traversa, ovviamente quasi sempre finisce in matto. Ad esempio, in questo caso la regina non può rientrare in difesa, quindi c'è niente da fare, il bianco prende matto. Anche se la regina bianca fosse in D5, similmente qui il nero è sempre matto, però invece che in una mossa, in due mosse. Infatti può dare scacco. Qui il re non può né sottrarsi allo scacco muovendo né catturare un altro pezzo la torre nemica, quindi l'unico modo è frapporre un pezzo per bloccare lo scacco. L'unica mossa è quindi donna di 1. La torre la prende e dà scacco matto. Le cose ovviamente sarebbero cambiate in questa posizione, perché qui il bianco può rientrare in difesa. Infatti può porre la regina davanti al proprio re, qui anche se il nero riguadagna la regina per la torre, comunque non riesce a vincere la partita, perché ora il bianco semplicemente promuove uno di questi pedoni e vincerà la partita. Vediamo infine quest'ultimo esempio. Qui il bianco ha comunque un pezzo e sta difendendo l'ultima traversa, quindi può sembrare sufficiente, tuttavia il nero ne ha due che stanno attaccando la prima traversa. Quindi per vincere semplicemente il nero dà un primo scacco, forzando quindi la torre a catturare, e dà matto la successiva catturando l'altra torre. Che qui la donna non può rientrare in tempo in difesa, che non ha una linea diretta che le permette di raggiungere una delle case che separano il proprio re dalla torre avversaria. Proprio per sfruttare questa debolezza del bianco, qui Grischuk procede con una mossa abbastanza sensazionale. Donna per D4. Difatti questo sacrificio di donna non è in realtà un sacrificio. La torre in D1 non la può catturare, perché se la catturasse ad esempio con torre per D4 seguirebbe lo scacco matto, proprio perché questa traversa non può essere più difesa e il re non ha vie di fuga. Difatti seguirebbe torre H1 scacco, e dopo l'unica mossa che ha a disposizione il bianco, scacco matto. Inoltre qui il bianco sta minacciando anche scacco matto catturando la torre. Difatti questa torre o viene protetta con il re in qualche modo, oppure si deve muovere. E difatti la mossa migliore qui è spostarla in G1, in qualche modo su una colonna che sta attaccando il pedone che punta sul re avversario. Qui Grischuk dà un'altra spinta ancora verso la sconfitta del proprio avversario con pedone B4. Qui la regina si deve muovere da qualche parte, e
perché ovviamente è minacciata dal pedone e ovviamente deve in qualche modo il bianco continuare a difendere la propria torre e la regina servirebbe anche in difesa della propria prima traversa. Quindi qui il giocatore domenicano tenta l'ultima carta a sua disposizione che è regina F3. Infatti questo pedone è inchiodato, non può catturare la regina. Inoltre il bianco minaccia una mossa successiva se ovviamente il nero non fa niente di catturare il pedone G4 con scacco e poi guadagnare la regina di Grischuk. Per questo motivo il nero semplicemente copre il successivo scacco con torre G6. Qui ovviamente il bianco non può catturare la torre in A8 perché perderebbe la propria regina nella mossa successiva, quindi il bianco deve ancora una volta spostare la propria regina. E non ha posto migliore di E2 perché almeno in questo modo riesce a difendere la propria torre. Quindi torre per A6, se il bianco non vuol perdere materiale deve ricatturarla con la donna e a questo punto il colpo finale, G3. Qui il pedone è inchiodato, che ovviamente c'è la regina che sta minacciando scacco matto, catturando in G1 se il pedone si muove. Inoltre anche questa torre non si può muovere dalla prima traversa, non può catturare quindi il pedone perché idem, il bianco subisce scacco matto con donna D1. Quindi qui praticamente il nero non può fare altro di meglio che, ad esempio, o far rientrare la propria regina in difesa o comunque alla partita persa. E visto che il tempo del domenicano era veramente agli sgoccioli, qui è praticamente abbandonato. Una possibile continuazione poteva essere, ad esempio, regina F1, cui seguiva una cattura del pedone. Qui quasi un cambio forzato di torre perché torre nera stava minacciando la cattura della torre in G1 con la conseguente infilata della regina del bianco sul re avversario. A questo punto nero ricattura la torre e qui molto a breve il pedone F2 riuscirà a promuovere, che ad esempio dopo A3 magari potranno avvenire questi cambi. A questo punto, dopo regina D2, qui anche se il bianco sposta il pedone, la prossima mossa sarà regina E1 e volente o nolente questo pedone alla prossima mossa promuoverà.